Fai la intro. Ci sto picchiando con il sistema. Quest'ora mi viene ad ammazzare. Vieni qua. Il mio semi è più forte della spada. MLG. Sì. No, sì. Allora, signora Medo, in questa puntata noi vorremmo fare una cosa molto particolare chiamata avere sex col leader. Sai come si fa sex con il leader? Con il mio grande e grosso spaduna. Okay. Tutto caldo per lui. Ok. Aspect 2. Ok. Sì, tu sei pronto per, diciamo, mandare a Imona il leader? Sì, ma non possiamo prima fare un tour delle cose nuove che abbiamo fatto che i nostri amici non sanno? Allora, sì, e ci tengo a precisare che vorrei onorare la memoria di Carlos. Chi è Carlos? Allora, visto che io voglio i dischi, perché... Ok, sì, vai, chiamatemi copione, ma anche io voglio i dischi. Anche Tommini, te i dischi, anche io voglio i dischi. E ho creato la disc... Dicevo... Ho creato la disc machine e ci ho messo qua uno scheletro e qua un creeper e funziona. Da questa roba è uscito fuori Carlos, che sarebbe lo scheletro. Ah, me è andato vicino ed è morto. Allora, facciamo vedere quello che abbiamo costruito, diciamo in questi tipo 15 giorni che non abbiamo registrato. Abbiamo. Allora, Simi ha costruito sta roba fighissima che è tipo una zip, però non è la caverna. Ma è fighissima. Poi una cosa bellissima, poi ci ho perso un giorno l'ennesima copia di una costruzione del Dream SMB, che sarebbe la Community House. L'ennesima cosa ispirata. Ispirata. Però dai, dai. È fighissima. Non so qua perché è rotto, però è fighissima. Guarda, pure sopra sta la roba. Allora, non so se hai notato il fatto che c'è un gocciolone gigante di miele lì. Un gocciolone. Sì, aspetta, ora adesso andiamo a visitare. Dove le bimbe fanno sex? Amogus! Oddio, Amogus! È vero, Amogus. No, allora deve essere guardato Amogus. Aspetta, siete pronti a visitare Amogus? Vai. Ti butto giù. Perché praticamente là sopra c'era tipo un pezzo. C'era un pezzo di terra. Allora ho detto: ma Simi, perché non facciamo una roba figa? Ed è uscito Amogus. Amogus. Ma non stai facendo vedere le beast. Hai ragione, mi dispiace. Allora, a me, non prenderla come offesa. A me sembra un pisello. Come? Sei tu che pensi a riprendere. Va bene, facciamo il tour. Questa, allora, guarda, ti porta a visitare l'interno. Allora, okay. Qui ci sta un punto in cui prendere le bottigliette di miele, come si può vedere una diapositiva. E qui sopra ci sono le bees. Le signore api. Apposte scale. Le api. Ok, ma le api non le vedo. Qui sono una fave perché stanno in giro. Lei si chiama Task Act 4. Lei si chiama brutto vizio. Dicevo, un'altra cosa che non abbiamo fatto vedere, che a parte il mio bel cavallo, vabbè, tutti lo sanno, e non ci sta più il cartello che devo rimettere, però non ci sta neanche più il piru qua sopra. Esatto, il piru là sopra è scomparso. Io e Ami abbiamo deciso di fare questa roba pazza. Per la campanellina. Esatto. E Ami abbiamo deciso praticamente di cambiare il pavimento. Adesso di cambiare praticamente il colore di tutti i ponti. Diciamo, ho dato il tocco ameteiano ai posti, ai volanti. Però è venuto bene. Un'altra cosa che volevo... Qui sta una bellissima stalla. Esatto, aspetta, volevo farla vedere, aspetta. Allora, vabbè, qua sta... Fatto tante volte. Qua sta la roba, il cavallo di Ame. Ciao, Alberto. Lui è Giovanni Giorgio. Cosa ho cambiato? Non sono cambiato. Aspetta, fammi dire. L'hai cambiato con il stronzo. Poi a me dobbiamo far vedere il pezzo della intro. Era un momento di crisi. Non avevo niente da fare. Ho detto, voglio fare qualcosa di particolare. Potete notare che abbiamo un esemplare di Svetlana. Oh no, l'ho svestita! Non colpire Svetlana! No! No, cosa ha fatto? No, la sto uccidendo! No! No, l'ha uccisa! No! L'ha uccisa! Come l'ha uccisa? Ti prego, fammi vedere Svetlana.
Svetlana. Questo è un giorno. Ancora whip. È ancora whip, vedi? Allora, sta qua è bellissimo. Cioè, nel senso, aspetta, è bellissimo. Queste è tipo le due torrette principali. Tu non hai il diritto di entrare al Mamburg. Però è fighissimo. Inserire poi... nome di città. E poi se vuoi. Sì, aspetta, però, usare la Mamburg modernizzata o la Mamburg. Non distrutta, vecchia. Possibilmente. Quale vuoi? Modernizzata o vecchia? Ma no, ma mica deve essere la copia di Mamburg, dobbiamo farci la nostra, la nostra, cioè, la Mamburg è un nome provvisorio, capito? Poi gli daremo un nome. Ma è la Mamburg modernizzata o vecchia? Che cazzo ne so, Ame, come la facciamo rimodernizzata? Così, come è qua. Ok, modernizzata, inizia per fare un cratere. Sai un'altra cosa che ho fatto, Ame? Prima proprio che iniziamo a registrare ho detto, ma non c'è niente da fare, facciamo sto mostro. Perché cos'hai contro? È bellissimo, è un mostro, è un mostriciattolo. Ma vedi questo? Cos'hai contro il mio mostro? Sembra un ciclope, è osceno. Viene bullizzato quando va a scuola, dai. Ma no, tutto osceno. Ma no, guarda, tre denti, è cute. È sdentato pure, wow, ancora peggio. Va bene, andiamo a uccidere il leader, ma che è meglio. Se no che appena posso provare a fare qualcosa io. Oh. Ame, ci porteremo Svetlana con noi. Svetlana batterà contro il leader. Esatto, vieni. Aspetta, ragazzi, comunque non so quanto danno prendete, perché io ho strength 2 per altri 10 secondi. Ok, io devo aspettare voi perché sennò non sapete dov'è la strada. A te l'onore. A me l'onore? Ok, vai. Allora, a me... Oh. Aspettate. Ok, un po' d'ansia. 3, 2, 1... Mi ero mai detto aspetta un attimo, fammi un attimo preparare. Dottor Witherstein, dottor Witherstein Amedeus. Oh, eccolo. Ma io lo curo. Ah, io lo curo. Ho una mira di cacchio. Aspetta, ma io stavo pensando, devo prendere. Sai che devo di curarlo con le mie frecce. Perché? No, ok, non lo curo. Vabbè, lo stiamo shottando a me. Ma non fa manco, non fa manco Wither. Ma come siamo... che ce l'ha con me sto puttanone? Boh, buono così. Ah, sì. Ah, sì. Ah, sì. Oh shit, ti ho colpito. Aspetta che sta morendo, aspetta che sta morendo. Ah, così. Così semplice è stato. Wow, che difficoltà. Se lo sconfiggiamo due volte. Yeah! Ok, okay, uccidiamolo. Uccidiamolo l'ultima volta, così che possiamo farci tre beacon. Sente, pronto? Sì. Ho appena finito streak. No, no, no! Ok, questo potrebbe essere. L'ultimo potrebbe essere quello più difficile. Io non starei così vicino. Ucciso! C'ho la Wither Star, yes! Aspetta, guido un po' di mele. È uno e due. Questa è una domanda leggermente più interessante. Sì. Cazzo, dobbiamo tornare. Ah, secondo te qual è un bel posto? Qua sotto. Ah, sì. Ci sono per una ricconata, dai. Sì, quanto deve essere? Allora, fai un buchetto 5x5, se non mi sbaglio. Vabbè, io scavo. Poi prima 9, prima 9x9, poi 7x7, poi 5x5 e poi 3x3. Sai, stavo pensando in questa parte la posso mettere velocizzata e nel frattempo c'è il classico Nel frattempo c'è il classico 5x6. Daniele del futuro. Sapete che circa il 40% di voi che guarda i miei video non è iscritto al canale? Fatelo, è gratis e mi aiuterebbe molto. Inoltre, grazie a tutti per i 500 iscritti. Aspetta, ma il beacon l'hai craftato? Pronto? 3, 2, 1. Allora, a me che ci vogliamo mettere? Allora, a me piacerebbe mettere velocità. Poi facciamo un altro con salto ampliato. Tu che ne dici? Ok. Fatto. Siamo degli umidi veloci. Aspetta, ma come saliamo? 2, 1, olè. Ok, ce l'hai tu i blocchi di... Ok, no, no, prendiamo salto adesso. No, ho messo già strength 2. Oh. Grazie, cioè, quindi adesso faccio così, ti faccio più danno. No, no, no. No.
Sai come altri faccio più danno io? No, allora abbiamo la stessa sciame. Il chunky, 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 chunky. Con le parole. È schifo. Guarda, 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 parkour, parkour. La... ma è la madonna. Guarda, guarda. Oh. Ah! Oh, che mi rotto. Mi dissocio. Aia. Ah, sì. Va bene. Ah, non vedo un cazzo. Aspetta, mi dobbiamo far vedere agli amici telespettatori. Sai cosa vede invece? Sai chi vede invece? Aspetta, 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 fermo, fermo. Aspetta, fermo, aspetta, fermo, fermo. Fermo, fermo, aspetta, aspetta, fammi fare un'ultima cosa. Prima di morire. Vuoi? Aspetta. Dai, ultime parole. Queste sono le tue ultime parole. Just know that you will never flop me. And I know that I could be a little cocky.